TGSA di mercoledì 1 giugno. Traffico internazionale di droga, 9 arresti nell'ambito dell'operazione Trojan. Stamattina personale della squadra mobile di Salerno ha sgominato un traffico internazionale di sostanze stupefacenti con l'esecuzione di 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e il sequestro di più di 1700 kg di droga. Le indagini partite dal 2008 hanno permesso di interrompere l'attività di un sodalizio criminale che importava dalla Spagna hashish per immetterla nel mercato dello spaccio dell'agro nocerino sarnese e dell'area del Vesuviano. De Luca lancia l'allarme rifiuti, ostaglio al limite massimo, prefettura e regione irresponsabili. Nella prima città d'Italia per raccolta differenziata si corre il rischio di avere l'immondizia in strada e questo è il risultato di comportamenti istituzionali del tutto inconcluenti, che dimostrano un'incapacità operativa che va denunciata all'opinione pubblica e alle autorità, lo dichiara il primo cittadino di Salerno. Un ponte da Bollino Rosso sulla 3 Salerno-Reggio Calabria. Traffico intenso previste dalle prime ore di questo pomeriggio per le giornate di domani e di venerdì Bollino Rosso. Anche dalle prime ore del pomeriggio di domenica 5 giugno fino alla tarda mattinata di lunedì 6 giugno si prevedono notevoli code. Battipaglia, stroncato da un infarto, il dottore Luigi Orlotti. Il noto analista battipagliese è deceduto questa mattina. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa Santa Maria della Speranza. La salma partirà da via Padova alle ore 9.40. A3, stamattina aperta al traffico rampa provvisoria allo svincolo di Contursi. La decisione, concordata con l'amministrazione comunale di Contursi e la polizia stradale, intende limitare i disagi alla circolazione anche in occasione del ponte del 2 giugno e accogliere le richieste del territorio a seguito della chiusura dello svincolo lo scorso 20 maggio. CSTP, Sant'Occhio applaude a Sica per l'integrazione del trasporto pubblico a Pontecagnano. Dopo la stipula della convenzione tra il comune di Pontecagnano e la CSTP, in virtù della quale l'amministrazione ha operato un'integrazione del servizio di trasporto urbano con costi a carico dell'ente, il presidente Sant'Occhio invita gli altri sindaci dei comuni della provincia ad investire nel trasporto pubblico. Il sindaco De Luca a Verona per un confronto nord-sud sul federalismo. Il primo cittadino stasera sarà al castello di Montorio in provincia di Verona insieme al sindaco di Padova e il professore Massimo Bordignon dell'Università Cattolica di Milano per dibattere sulle opportunità della riforma federalista dello Stato. Gli amanti delle due ruote in strada per il moto meeting dell'amicizia. L'area eventi di Piazza della Concordia a Salerno accoglierà dal 10 al 12 giugno il secondo moto raduno AXI, un ricco programma dedicato ai bikers che giungeranno da varie province italiane e saranno coinvolti in attività di giochi a tema e prove di abilità. Lavoro.doc, un protocollo per fare pace con il comune di Pontecagnano. L'amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti della squadra di pallavolo che milita nel campionato di serie A2 e ha stipulato un protocollo d'intesa che garantisce il massimo sforzo affinché ci siano le condizioni per giocare nella palestra polifunzionale in località Sant'Antonio. Monumenti porte aperte, in arrivo la 19ª edizione. Nella giornata di Romani saranno visitabili il battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore, il monastero di Sant'Anna a Nocera Inferiore e l'abbazia di Santa Maria Maddalena in Armidis a Sant'Egido del Monte Albino. Per approfondimenti e per le altre notizie consulta le relative sezioni di www.targatosa.it.